Ben ritrovati con l'informazione di Piave TV direttamente dai nostri studi. Ebbene sì, siamo tornati finalmente dopo le vacanze estive, dopo la pausa estiva, e si sente già profumo di lavoro qui a Sandona di Piave, soprattutto in giunta, la giunta confermata, quella del sindaco Andrea Cereser. Nostro ospite quest'oggi, ospite, è un'amica anche lei, un'amica della nostra redazione ed è l'assessora Chiara Polita per quanto riguarda la cultura. Buongiorno, assessore, buongiorno. Buongiorno, ben trovata Chiara, tutto bene? Grazie a voi dell'invito, certo. Soprattutto ben tornata a trovarci, insomma, soprattutto per snocciolare un pochino e per confrontarci anche su quelli che saranno gli eventi, perché già partiamo, siamo i primi di settembre, ci sono molti eventi che pullulano sul territorio sandonatese e non solo. Noi iniziamo dal primo, io ne vedo il primo, non so se sia il primo Chiara, però io vedo attraverso il nostro monitor uno sport che a me è un po' lontano, nel senso che lo conosco sì, ma non lo conosco di nome. Come si chiama questa attività che vedo? Questa che vede è un'immagine che fa riferimento a un evento che è iniziato l'anno scorso, sì, con successo e che è stato particolarmente, sì, gradito, insomma, alla cittadinanza e non solo, che valorizza proprio il nostro fiume, che è uno degli elementi appunto importanti della nostra città e del territorio, il Piave, e è uno dei momenti dell'Adventure River Fest. Quindi si tratta di questo sport, insomma, lo slackline, in cui appunto venne teso questo filo appunto su cui si esibiscono, sì, appunto gli atleti. È diciamo, l'anno scorso aveva già invaso positivamente la città e sarà un appuntamento che con 3 giorni ritorna ancora, appunto il 14, il 15 e il 16 settembre, ed è un evento di sapore sportivo che appunto ci farà gustare, se possiamo dire, il Piave, ma non solo, anche appunto la dimensione della natura, la dimensione però anche di appuntamenti culturali, di appuntamenti, certo, anche per i bambini, e quindi sempre, certo, pensando un po' che tu giovani la presenti giustamente, certo, ovviamente la cultura a 360 gradi, certo, con i bambini è d'obbligo, vero Chiara? Certamente, quindi è un lavoro importante anche con l'associazione che organizza e appunto anche con l'assessorato allo sport. Non è tra l'altro il primo appuntamento, perché diciamo, questo inizia il 14, 15 e 16, di fatto già il 13 e 14 andiamo un po' a chiusura con il ciclo di eventi che abbiamo dedicato anche alle nostre frazioni, con i luoghi imprevisti, quindi ci saranno 2 appuntamenti con il Teatro delle Arance, rispettivamente il 13 a Passarella, e il 14 si terrà a Grassaga, dove ci sarà anche un momento del ricordo dedicato al poeta e scrittore Evandro Della Serra. Caspita, doveroso, appunto, doveroso. Assolutamente, e quindi insomma importante il modo per far vivere anche la cultura e gli scrittori è quello di ricordarli attraverso appunto le loro parole, quindi ci sarà un ricordo che Giovanna Digito porterà nella frazione anche sua di origine, e poi appunto subito a seguire continueremo appunto con l'Adventure River Fest. Non sarà di fatto l'unico appuntamento dedicato al fiume, quest'anno di fatto abbiamo un po' spostato come periodo l'altro tradizionale evento, che è il Fiume Festival. Diciamo che settembre è un po', dicevi giustamente, il mese in cui riprende la città, ma si prepara ad andare verso le fiere, quindi questo periodo che abbiamo denominato. E che allegria che portano, vero Chiara? La grande allegria, soprattutto il benestare, ma soprattutto anche il divertirsi, stare assieme, e sappiamo benissimo che oltre alle fiere c'è anche questo nostro fiume che è sempre protagonista attraverso la storia e attraverso la cultura. Sulla cultura, certo, quindi questo periodo proprio della Maramacco era stato creato proprio anche per valorizzare tutto questo contenitore di eventi. Tra questi, quest'anno dicevo, abbiamo spostato solo un po' più avanti il Fiume Festival, sì, che invece è un contenitore più di carattere culturale. Quest'anno lo abbiamo dedicato al tema del patrimonio culturale, perché è anche l'anno europeo del patrimonio. E quindi gli eventi saranno valorizzati all'interno del MUB, del Museo della Bonifica, che è stato rinnovato e riaperto, rinnovato appunto ancora il 2 giugno, quindi ci saranno eventi da degustazioni, performance di tipo teatrale, appuntamenti più letterari e anche l'opportunità di un giro, diciamo, turistico lungo il Piave attraverso la collaborazione con l'assessorato alla mobilità e con FIAB Vivi la Bici, che ci farà gustare il fiume ma che avrà sempre come tappa anche il museo. Quindi questo sarà il 22 e il 23 settembre, quindi già la settimana successiva. Già la settimana successiva, perciò anche questo appuntamento ricco soprattutto per quanto riguarda la cultura, sì, ma per quanto riguarda anche l'intrattenimento, ecco, il vedere. Anzi, tu Chiara ti potresti già proporre come guida, come da Cicerona. Da Cicerona. Del nostro territorio. Lo so, infatti, ti ho detto apposta. Sicuramente, insomma, partecipo agli eventi con lo spirito, insomma, di essere presente, ma di testimoniare per primo che il nostro
nostro territorio ha tante cose belle su cui puntare e vederlo vivere attraverso le persone è la soddisfazione insomma anche più grande per chi poi realizza le iniziative. Ecco, mi piace evidenziare che comunque è un periodo che nasce dalla collaborazione di tanti soggetti, ne abbiamo parlato già, i musei, l'associazione, ma l'altro appuntamento che ci attenderà la settimana successiva per esempio riprende una tradizione anche questa che si sta portando avanti con Ascom da diversi, insomma già da diversi anni, è 100 passioni, quindi l'appuntamento dedicato all'artigianato artistico, quindi attenzione anche all'arte ma anche all'artigianato che è altrettanto una forma insomma per il nostro paese, una forma importante d'arte, quindi anche questo prevede tante iniziative insomma diffuse tra eventi, laboratori, no? È una collaborazione importante anche questa con Ascom, permette di far vivere in maniera diffusa la città. Quindi, infatti questo molto bello dalla parte anche degli artisti, giovani artisti magari che si propongono con le loro opere. L'artigianato è uno dei fiori all'occhiello ovviamente non soltanto del nostro territorio ma anche di tutta Italia, invidiato da tutto il mondo, oserei dire, da tutti i continenti. E poi tra l'altro anche come dicevi tu giustamente Chiara, il fatto di assaporare nei nostri stand enogastronomici dei piatti prelibati. Poi tu parlavi di arance, fra poco sarà anche il periodo, fra poco ci sarà il periodo delle arance e sicuramente ci saranno delle primizie eccezionali, vero Chiara, anche su questo fatto? Diciamo che tra l'altro, ecco, a proposito tra l'altro dell'egogastronomia, questo periodo di fatto, dicevo, ci accompagna poi anche alle fiere, ma tra l'altro non dimentichiamoci che di fatto per noi questo lungo periodo di festa finisce anche con la settimana dopo le fiere, proprio con la festa della polenta, a proposito della polenta, delizie, bravissima, che ancora una volta valorizza, e un ringraziamento ho sentito va alla collaborazione delle nostre frazioni, che quindi permette di far conoscere il territorio anche attraverso il gusto e quindi alle pietanze importanti. C'è anche un'altra cosa che ci legherà, una novità insomma sempre al nostro territorio, nel senso che nel periodo appunto, dicevo, la data del 29 e 30 in cui ci sarà anche appunto il 100 passioni, tradizionalmente nel periodo delle fiere con i musei civici si tiene una mostra dedicata ad un maestro storico sandonatese, e quest'anno ci sarà una mostra che sarà appunto dedicata al maestro Giuseppe Galletti, che è una figura storica. Insomma, emblematica diciamo proprio della città, ma non solo, di tutto il territorio del Veneto orientale, del Veneto anche diciamo di tutta Italia. Ecco, diciamo che quindi anche l'aspetto importante di recupero di una dimensione di conoscenza del paesaggio che parla anche il linguaggio dell'arte e che è una figura conosciuta insomma a molti sandonatesi, quindi quella delle fiere della Maramacqua è sicuramente per la comunità dei sandonatesi non solo è molto una dimensione del cuore che valorizza tanti elementi della tradizione ma che non dimentica, abbiamo detto, anche opportunità nuove come l'incontro con nuove forme di commercio, con altre insomma forme d'arte che permettano insomma che sia un'opportunità effettivamente per tutti. Per poter, ecco, incontrarsi, venirsi vicino, soprattutto stare assieme nel pieno divertimento, nel pieno divertimento, intrattenimento e cultura, ovviamente sport come dicevi tu giustamente, e poi ovviamente il buon cibo che non deve mancare assolutamente mai. Poi Chiara, che altri appuntamenti per concludere diciamo la nostra kermesse, la nostra diciamo carellata di appuntamenti? Ti tengo a valorizzare anche diciamo quest'altra dimensione proprio per le famiglie, per i più piccoli ma anche in particolare, ma anche per i più grandi, perché è un appuntamento storico tradizionale, quindi tutto ciò che, su cui si è investito con passione, anche in questo caso un ringraziamento va all'associazione Ziogando Interstrada, che da una vita che valorizza proprio la dimensione del recupero dei giochi di una volta. Che bello, i zoghi di una volta. Io mi sono occupato per un breve periodo di questo facendolo sia sulla carta stampata, parlando sulla carta stampata, che in televisione e anche in radio. Molto bello, da grandissime soddisfazioni. Assolutamente, questo l'appuntamento sarà il 30 settembre. Tradizionalmente diciamo è la settimana che precede le fiere, nel caso di condizioni atmosferiche diciamo non buone viene rinviato invece diciamo alla domenica successiva. Non quella delle fiere ma quella immediatamente successiva, e appunto anche questo rappresenta un evento sicuramente significativo che ormai fa parte della tradizione stessa insomma della città e della fiera, quindi anche in questo caso proprio perché è una dimensione per tutti ma soprattutto ci riporta
a quelle che sono le nostre, insomma, tradizioni. L'anno scorso è stato dedicato un momento significativo di ricordo anche della poetessa Lisa D'Avanzo. La grande Lisa D'Avanzo. E quindi sempre ricordiamo la dimensione del gioco della tradizione, ma anche chi l'ha raccontata in modo anche emozionante attraverso le parole. Quindi un contenitore in cui c'è spazio per tutti, ma che è realizzato anche grazie alla collaborazione di tutti. E questo è un po' lo spirito con cui si sta lavorando. Infatti, molto bello questo, tra l'altro, Chiara, anche il fatto di utilizzare, di rendere partecipi i bambini, i più piccoli, i giovanissimi, per scoprire soprattutto le nostre tradizioni, per scoprire anche i personaggi, soprattutto le persone, le figure storiche che hanno fatto grande questa città e questo territorio. Perciò è bello anche da parte vostra, Chiara, con tutto l'assessorato e con tutta la giunta, anche favorire i più piccoli, i giovanissimi, per poter scoprire, approfondire e divertirsi assieme. Certo, i bambini tra l'altro saranno anche protagonisti diretti. Citavamo prima la festa della Polenta, in questo caso sarà dopo le fiere. Però ormai l'esperienza degli orti in piazza, che è realizzata, è un progetto trasversale tra istituti nostri comprensivi, da tempo porta i bambini in piazza con i loro laboratori, con le loro attività, nell'occasione di festa di primavera, ma anche non mancheranno nell'occasione della festa della Polenta, che dall'anno scorso, tra l'altro, la nostra Pro Loco, che cura di San Donà, che cura appunto l'organizzazione di questo importantissimo e storico momento, dall'anno scorso ha arricchito anche con un evento teatrale che precede la domenica e che continuerà. Quindi un grazie anche alla Pro Loco per il percorso proprio che abbiamo fatto insieme, anche in questa occasione in cui si mettono a servizio ancora una volta della città. Beh, certo, ringraziamo assolutamente la Pro Loco, che si rende sempre disponibile, come dicevi tu giustamente, Chiara, e che riesce sempre a portare a termine un lavoro davvero eccezionale, un lavoro veramente che la premia in tutti i sensi. Chiara, siamo in chiusura, abbiamo qualcosina ancora da dire per quanto riguarda i nostri appuntamenti, qualcos'altro? Sicuramente che aspettiamo, le persone, la miglior pubblicità è anche quello di poter fare il passaparola, sicuramente quello di memorizzare, di aspettarvi negli eventi che abbiamo detto delle frazioni, e anche col primo grande evento che apre questo periodo di festeggiamenti, proprio, che è l'Adventure River Fest, che ci introduce fino poi e ci accompagnerà fino di questo periodo così intenso, fino alla metà di ottobre. Ah, perfetto. Perciò quindi sport, cultura, divertimento e bambini, che si apre appunto con questa esperienza, con quello che è il nostro simbolo, cioè il nostro fiume. Manca qualcosa, direi, proprio di nomici, non manca assolutamente nulla. Chiara, magari per qualche email o qualche sito internet, per le info magari da dare ai nostri amici all'ascolto? Certo. Chiara? Allora, nei prossimi giorni appunto ci sarà modo di divulgare il programma dettagliato, quindi sicuramente facendo riferimento al sito del comune, intanto anche ovviamente alla pagina Facebook istituzionale, sempre del comune di San Donà, e poi ci sarà anche la parte cartacee, ovviamente, che serve un po' comunque come supporto, in cui troveranno il dettaglio ancora più preciso di tutte le iniziative. Perfetto, io allora mi associo, mi metto in coda per essere guidato da te, Chiara, attraverso questi eventi. Voglio essere guidato dalla cicerona Chiara Pulita, assolutamente. Ringraziamo, amici, grazie davvero, ringraziamo l'assessore Chiara Pulita per quanto riguarda l'assessorato alla cultura qui a San Donà di Piave. Chiara, noi naturalmente ti rinvitiamo per un prossimo aggiornamento, per venire a parlare anche dei prossimi eventi, poi che si avvicineranno e si avvicineranno anche al Natale. Grazie davvero. Grazie davvero e grazie a voi per averci seguito, sempre con noi, con l'informazione di Piave TV. Grazie, a presto.